Ciao, continuiamo la nostra piccola animazione e vediamo come aggiungere degli elementi che invece continuino a rispettare il loop, quindi facciano parte del loop. Per esempio, nel momento in cui la palla tocca terra, potrebbe alzarsi un po' di polvere da terra. Allora, per farlo, ovviamente, bisogna che mi metta nella parte di animazione, quindi magari questo lo chiamo loop, anzi, palla. Alla loop, in questo modo so che questo è l'oggetto grease pencil che si ripeterà. Ora posso riutilizzare il materiale della bozza e i layer della bozza per prima, diciamo, schizzare quello che voglio ottenere e vado in draw mode e ora ho a disposizione, appunto, se lo attivo, il layer della bozza e posso nascondere il livello della palla, giusto per vedere solo la bozza. Oppure un'altra cosa che forse è più comoda è abbassare l'opacità del layer della palla in maniera da vederlo, ma non averlo che mi infastidisce troppo. E mi metto sul livello della bozza con il materiale della bozza semplicemente per studiare un attimo la cosa. Quindi qua tocca a terra e magari quindi usiamo lo strumento pencil. Quindi c'è un piccolo elemento qui che parte, poi quando la palla si schiaccia, l'elemento in questione potrebbe finire qui e potrebbe partire un altro elemento dietro. Dopodiché, in quest'altra posizione la palla si sta alzando. Qui ho bisogno di avere l'onion skinning per vedere quello che succede prima. Qui, succede che il primo, elemento di fumo si è magari ingrandito, quello precedente invece è ormai rimpicciolito. Sto andando un po' a occhio e facendo solo gli schizzi. No, anzi, faccio che anche questo qua cancello con il control. Quindi questo si è ingrandito, qua si è ingrandito ancora, però magari quando siamo arrivati qui non c'è più niente e quindi magari, che ne so, qua è più o meno così. Ho dimenticato di premere registra e quindi non ho disegnato nella posizione che volevo, ma ho disegnato. Quindi ora cerco di vedere. Allora, colpisce, parte un fumo dietro che si allarga, rimane ancora largo, poi piano piano, puff, scompare. Mentre invece quello davanti, fatemelo riguardare, parte, schiaccia. E poi direi che qui questo lo butto via e qui può sparire. Ok, ora faccio un livello nuovo. Quindi torno qui, creo un nuovo livello, lo chiamo fumo. Materiali, nuovo materiale. Di nuovo io in genere riutilizzo alcuni dei materiali possibilmente. Ah, tra l'altro qua non abbiamo usato sasso, quindi posso usare questo slot e creare il materiale fumo che lo creo più chiaro, magari abbasso l'alfa, quindi l'opacità nel riempimento e anche la saturazione e lo porto più verso l'azzurrino nel fill. Nello stroke invece pesco di nuovo questo colore e abbasso di nuovo un pochino alfa, lo oscurisco un po' e vediamo adesso come viene. Quindi mi trovo nel livello fumo qui, quindi disegno un piccolo elemento di fumo, poi questo elemento di fumo diventa questo qui. È ormai scomparso, mentre invece quello precedente qui ancora non esiste, qui può cominciare ad esistere, eccolo che è più in grande, qui è diventato grande, e qui diciamo che posso dargli questa forma.
Non sto seguendo alla perfezione quello che ho disegnato perché l'ho usato semplicemente come guida. Qui c'è lo spazio più grosso, quindi da qui a qui mi metto e lo faccio un po' più grande, ecco. Ok, adesso proviamo a vedere. Nascondo bozza, vado in Object Mode, ripristino l'opacità 1 della palla, pof, 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 ecco qua. Quindi ho riottenuto un elemento in più. E, se non voglio vedere il bordino arancione, posso nascondere la selezione. Ed ecco quindi che ho potuto aggiungere degli elementi disegnati uno alla volta e fanno parte del loop perché il modifier agisce solo su questo oggetto Grease Pencil e non su quell'altro. Grazie e alla prossima!